comandante, ho sentito dire che stai mediando per un trattato tra i Krogan e i Turian. Se porterò i Krogan su Paladin, i Turian mi hanno promesso dei rinforzi. E Cerberus cosa c'entra in tutto questo? Non lo so. L'uomo misterioso ha in mente qualcosa. In tal caso tienili a bada. Questo trattato sarebbe un'enorme vittoria per l'Alleanza. Ci servirà tutto l'aiuto possibile. Come procede con il congegno Protean? I ricercatori dell'Alleanza hanno avviato la costruzione. La squadra l'ha denominato Progetto Crucibolo. Stiamo inviando chiunque sappia usare un martello. Sarà il progetto più ambizioso dell'intera storia dell'umanità. Ce la faremo. Non ti nascondo che sarà una bella sfida, ma i ricercatori dicono che i progetti sono ingegnosi, di enormi proporzioni, ma anche stranamente semplici. Possiamo farcela, Shepard. Puoi farcela. Non dubitarne mai. No, signore. Bene, Hackett, chiudo. Hai la femmina, Vrex. Una cura per il resto del tuo popolo può aspettare. Non era questo l'accordo. Ma Palaven ha bisogno ora dei vostri rinforzi. Non possiamo attendere. A meno che ogni Krogan non venga curato, non ci sarà alcuna alleanza. Mordin, quanto ci vorrà per completare la cura? Serve sintetizzare antigene base da femmina e tessuto di Krogan maschio in salute. Servirà campione. È davanti a te. Accettabile. Dovrei restare a bordo di Normandy per procedura. Ah, d'accordo. Speriamo che il cibo sia migliorato. Una cura che funzioni per tutti i Krogan mi sembra una bella impresa, Mordin. Puoi farcela? Certo, simile a progetto di modifica di genofagia. Questa volta lavorerò contro mie alterazioni, non semplici come DNA esca per bloccare legami. Neutralizzare blocco di sistema nervoso ridondante, regolare neurotrasmettitore. Capisco. Creerò cura, Shepard. Non preoccuparti. Allora inizia subito e fai in fretta. Come sempre, se vuoi parlare ancora sarò in infermeria. Eva richiede esami. Eva? Vero nome femminile ignoto. La Normandy è una nave umana. Date le circostanze, mitologia umana sembrava appropriata. Suggerisco di parlare con lei. Nuova prospettiva. Insolito in Krogan. Bene, c'era qualcos'altro? Ci sarebbe un piccolo problema. Una nave con cui abbiamo perso i contatti. Che è successo? Preferirei discuterne in privato. I problemi dei Turian non sono niente in confronto. Di che si tratta? Alcuni dei miei uomini sono spariti. Il resto potremmo discuterlo da un'altra parte. Vi raggiungerò nel centro di comando. Preparatevi a parlare. Comandante? Una delle vostre navi è dispersa. Schiantata, a dire il vero. Non potevo parlare di fronte al Krogan. La nostra nave è caduta su Tuchanka. Ora sono bloccati dall'avanguardia dei razziatori giunti sul pianeta. Che cosa ci fanno laggiù? Mi dispiace. È riservato. Ma è fondamentale che vengano salvati. Devono completare la loro missione originale. È una questione di pace galattica. Farò il possibile. Apprezzo il suo aiuto e la sua comprensione. I vostri uomini schiantati su Tuchanka, quanti sono? Un plotone. Ha detto che la loro missione era una questione di pace galattica. Perché? Mi dispiace, comandante. Come ho detto, sono informazioni riservate.
Se devo correre dei rischi, mi servono delle risposte. Non posso dirglielo. La prego di capire. Il comandante è il tenente Tarquin Victus. Sarà il suo contatto. Victus? Mio figlio. Mi serviva qualcuno di cui fidarsi completamente. La Dalatras Salarian teme ciò che i Krogan faranno una volta curati. Lei che ne pensa? Non avrà importanza se non fermiamo i razziatori, ma comprendo i suoi dubbi. La luna su cui mi ha trovato è lì che approntammo l'ultima difesa contro i Krogan durante la rivolta. Erano davvero implacabili. Come andò a finire? I Krogan iniziarono a usare gli asteroidi come armi, scagliandoli contro le nostre colonie. Non avevamo scelta. La genofagia era la nostra ultima possibilità. Pertanto sì, le intenzioni dei Krogan dopo questa guerra saranno un problema serio, ma preferisco avere un alleato grato che un nemico risentito. Chiedere aiuto ai Krogan deve essere difficile per lei. Gli errori del passato non possono offuscare il futuro. Un tempo le nostre specie erano nemiche. Voi la chiamate la guerra del primo contatto. Io ero lì, intento ad evitare i colpi della vostra flotta. E ci guardi ora, a bordo di una nave di progettazione Turian umana, a collaborare. È tutto. Certo, comandante. Davvero un bello scontro su Surkesh, proprio come ai vecchi tempi, Shepard. Come al solito ho dovuto salvarti le chiappe. Ero io quello a cui tutti sparavano. Beh, io ti ho fornito il supporto morale. Ah, una delle tue squadre è scomparsa. Stavano esplorando la rete Rakni. Avevamo sentito voci di problemi nell'area. I Rakni? Sapevo che lo avresti trovato interessante. Ho un favore da chiederti. Un grosso favore. Non dirmi che sono tornati. So solo che una volta arrivati lì i nostri ricognitori sono spariti. Ho mobilitato la compagnia Arlak, la mia unità migliore. Quando vorrai, ti raggiungeranno lì. Vedrò che posso fare. Pensaci tu, Shepard. Che farete quando la genofagia verrà curata? Una volta eliminati i razziatori, buona parte dei Krogan vorrà pareggiare i conti con i Turian e i Salarian. Non glielo permetterò. Non è quella la nostra strada. Questa volta sarà diverso. Saranno sollevati in molti nel sentirlo. Nessuno vuole ripetere la storia. Sanno che stavolta vinceremo noi. Ma la guerra non ha mai portato altro che miseria. È tempo di ricostruire. Com'è la situazione su Tuchank? Ricevo rapporti confusi sull'arrivo di forze dei razziatori. C'è in ballo qualcosa di grosso. Non lascerò che quelle cose conquistino Tuchank, non quando stiamo per curare la genofagia. Il mio popolo ha già avuto abbastanza sfortuna. Su Surkesh sembrava che la Krogan sapesse cavarsela. Alle nostre femmine non manca certo lo spirito. Ai maschi basta uno sfoggio di forza per risolvere le cose. Alle femmine piace parlarne. E poi rifletterci. E poi parlarne ancora un po'. Le donne hanno buone idee. Dovresti ascoltarle, Vrex. Già, ma ne hanno troppe. Quindi a volte fingo di ascoltarle e... Beh, diciamo solo che anche le femmine Krogan hanno un bel caratterino. Come possono esserci problemi con i Rakni? Erano praticamente estinti. L'ultima regina ha promesso di sparire per sempre o sarebbero stati distrutti. Lo so, c'ero anch'io. Ho un brutto presentimento a riguardo. Forse non sono i Rakni, forse sì. Potrebbe trattarsi di un'altra invasione. Se stanno strisciando fuori da sotto qualche roccia, sai quanto potrebbe essere grave. Dobbiamo fermarli. Per ora è tutto, Vrex. Torniamo al lavoro. Quando vuoi. Ehi, Shepard, mi piace come hai sistemato la Normandy. Ero stufo di passare tutto il tempo nella stiva. Non ho ancora un finestrino come quello di Liara, ma è già un progresso. Mi piacerebbe spaccare qualche testa con te, ma il dovere chiama. Se il Salarian dice che il mio DNA è importante, chi sono io per contraddirlo?
Salarian avrebbero un posto più sicuro sul loro pianeta. No, loro erano forti. Cerberus ha la tecnologia dei razziatori. In confronto a loro, i Salarian potrebbero al massimo lanciarsi dei sassi. Comandante, sono giunti nuovi rapporti sull'attività di Cerberus su Tuchanka. Ho aggiornato la mappa galattica. Comandante, è un piacere rivederti. Ti stai ambientando, Trenor? Finalmente mi sento un po' utile. Non è stato facile integrare quei dati per il Consiglio di Guerra. Come vanno i sistemi? Diciamo che è stato utile per effettuare dei test operativi. La specialista Trenor è stata estremamente disponibile. L'accuratezza dei dati del nostro centro di comando è frutto del suo lavoro. Grazie, Ida. Devo ancora abituarmi a tutto questo. Nel laboratorio avevamo pile di tecnologia ovunque. Qui invece è come vivere in una scatola da scarpe. All'inizio su una nave in servizio ci si sente sempre un po' stipati. Ti abituerai. Oh, non è affatto male. Non mi dispiace l'atmosfera confortevole. È un sogno. Al laboratorio facevamo incetta di qualsiasi cosa perché non avevamo fondi. Ora... Ida, la Ariaketech utilizza un algoritmo intelligente esclusivo che potrebbe migliorare i nostri dati a lungo raggio. Possiamo acquisirne la licenza? Certo. Sto analizzando e applicando il software. L'algoritmo dovrebbe ridurre la durata delle analisi dei dati strategici di combattimento a lungo raggio del 3%. Notevole. Se posso ottenere la strumentazione che mi serve, vivere in una scatola da scarpe mi va più che bene. Comandante, ho stabilito dei canali sicuri con i governi Turian e Salarian e ho integrato i loro dati di battaglia nei nostri database. Speriamo che questo ci aiuti a capire cosa sta succedendo. Comandante? I Krogan e i Turian dovrebbero davvero seguire l'alleanza. Hanno un sacco di cose in comune, come sparare alle cose, non voler morire e... No, direi che è tutto. Dunque, l'invito dei Krogan a un consiglio di guerra è finito bene. Vuoi che inviti anche i Batarian o i Vorcia? Creare alleanze è l'unico modo per avere qualche possibilità contro i razziatori. Sì, ma i Krogan? Mi sentirei meglio se avessimo un piano più sicuro. Non so, viaggiare nel tempo? O insegnare l'amore ai razziatori? È bello riavere con noi Mordin. I cattivi non hanno il monopolio degli scienziati pazzi. Comandante? È un bene che tu sia qui. Avrei delle domande riguardo la genofagia. Non sei l'unica. Cosa vuoi sapere, Ida? Una femmina Krogan in età riproduttiva può deporre covate di 1000 uova fertilizzate nel corso di un anno. Su Tuchanka vivono più di 1 miliardo di femmine. Basterebbe che l'1% diventasse fertile per dare alla luce 10 miliardi di Krogan. Anche gli insetti terrestri sono molto prolifici. La gran parte muore. Il tasso di mortalità sarebbe senza dubbio elevato. Ma lo Stato ha l'interesse di mantenere in vita i neonati a fini bellici.
Hai altre buone notizie? Logistica. Anche se si schierassero con noi, il trasporto dei Krogan sui campi di battaglia di Palaven potrebbe risultare difficile. Sono stati smilitarizzati. Ciò significa che non hanno navi da guerra. Cosa suggerisci? Serviranno navi Turian o civili per trasportarli in battaglia. Con il tuo permesso, potrò fare in modo che tali navi si trovino in posizione quando riterrai di schierare i Krogan. Va bene, c'è dell'altro? Viveri. Su Palaven non troveranno alcunché di edibile. Dovranno portarsi del cibo o affidarsi ai nutrienti nelle loro gobbe. Insomma, di bene in meglio. Avranno anche bisogno di sedativi. I Krogan tendono a diventare aggressivi a bordo delle navi e in altri spazi ristretti. Occupati anche di questo. Hai qualche altro timore? Niente che richieda la tua attenzione, Shepard. Mordin mi ha inviato un messaggio ben elaborato. Sembra ricordare le nostre conversazioni circa l'equivalente Salarian dei transumani. Ida, non mi sembra il momento di... Le facoltà cerebrali dei transumani, come la memoria, vengono integrate o interamente sostituite da impianti cibernetici. Le definizioni legali variano da pianeta a pianeta. I Salarian non hanno riserve in merito. Tra gli umani sorgono invece accesi dibattiti. I miei impianti mi rendono un transumano. Dimmelo tu. Eh? Scusa, era una battuta. Tu sei pienamente umano. Nonostante i profondi interventi di Cerberus, le tue funzioni cerebrali sono organiche. Non farlo mai più. Salve, Shepard. Non riesco nemmeno a immaginare una cosa così traumatica. Sei sicura che sia tutto a posto, cari? Non augurerei un rapimento da parte dei collettori nemmeno al mio peggior nemico. Ma ormai è passato, ora sto bene. Ma mi fa pensare alla Terra e a tutti i pianeti occupati dai razziatori. Cosa stanno facendo i razziatori alle persone che vivono su quei pianeti? Mentre noi siamo qui a bere il caffè, quante anime stanno soffrendo agonizzanti? Milioni? Miliardi? Salve, comandante. Tutto a posto in infermeria? Sì, Mordin voleva un po' di spazio per lavorare con Eva. Ti ha cacciata fuori? Oh no, mi sembrava stesse facendo da sé. Tornerò quando serve. Funzionerà, Vrex. Dobbiamo solo completare la costruzione del crucibolo. Però mi piacerebbe sapere come ne sei venuto a conoscenza. Scoprire il segreto della sua esistenza è stato semplice. Per fortuna ci sei tu a custodire quello della sua posizione. E scommetto che tu saprai mantenerli entrambi, essendo così famoso per la tua discrezione. Pronto alla prossima missione. Buona giornata. Shepard, pare che le femmine Krogan abbiano un debole per le cicatrici. L'ho sentito dire. Io ne ho un po'. Spero che nessuno pensi a un matrimonio combinato per consolidare questo accordo. Però Eva è davvero ammirevole. Chissà cosa ha dovuto sopportare convivendo con la genofagia. E ora, come se non bastasse, è la sola speranza della sua specie. Una bella responsabilità. Ci vuole un grande coraggio. Dovremmo prendere esempio da lei. Quindi siamo in guerra con Cerberus, eh? Non ho mai visto una femmina Krogan. Pare siano loro a comandare su Duchanka. Mi fa piacere rivedere Mordin così in forma e sempre in cerca di nuovi modi per causarci guai.
A dopo. So che femmine Krogan trovano cicatrici attraenti. Garrus è leale e abbastanza intelligente. Un po' aggressivo, quasi come Krogan. Per la terza volta, dottore, non mi interessa. Ah, Shepard, stavamo giusto... Stai bene? Sto bene, Vrex. Puoi rilassarti. Non si può mai essere troppo cauti né riporre alcuna fede nei dottori Salarian. Questo è diverso. Davvero? Quello cos'è? Un semplice esame del sangue. Di che tipo? Di tipo che pone fine a genofagia. Shepard, per favore, distrazioni controproducenti influiscono su tranquillità di paziente. Era lui la tua fonte interna, Vrex. Puoi fidarti. La mente dei Salarian è come un labirinto. Non sai mai quando ti stanno conducendo in una trappola. Trappola? Liberazione di Eva è opera mia. Se non fosse per me, non avreste mai saputo di lei. Quello appartiene al passato, ma ora è fuori. E se dovessi farle del male, mi sentirai. Capito, ma mia paziente, mia responsabilità. Suo benessere è priorità. Non permetterò che venga compromessa da nessuno. Hai del fegato, dottore. Tienila al sicuro. Le femmine hanno già sofferto abbastanza. Non dimenticare, necessito ancora tuo tessuto. Tornerò. Una fobia comune, paura degli aghi. O dei dottori Salarian. Ora ho lavoro da fare. Preferisco femmine della specie. Forse con l'inibitore? No. Intero processo di catalizzazione fallirebbe. Gravi danni neurologici. Lasciamo stare. Di cosa stai parlando? Metodo per estrarre cura funzionale senza ucciderti. Molte variabili. Tuo sistema immunitario compromesso. Sto considerando opzioni. E devi proprio farlo ad alta voce? Sì, processo uditivo. Devo sentire i miei pensieri, simulare conversazione per promuovere nuove idee e massimizzare produttività. Ma stai parlando della mia morte? Oh, mi scuso. Dettagli medici causano angoscia emotiva. Non avevo considerato effetti su paziente. No, significa soltanto che non riesco a dormire. Faccio il mio meglio per tenerti viva. Eviterò argomenti sensibili. Shepard, esame di sangue completo. Indica stress significativo in sistema di Eva. Dati di Mellon molto completi. Fortunatamente anche dettagliati. Ho usato appunti per migliorare sua condizione. Hai scoperto perché è immune? Genofagia ha colpito produzione ormonale durante gravidanza. Progetto di modifica usava stessa modalità. Sua immunità completamente diversa. Ghiandole colpite ora obsolete come appendice umana. Altre ghiandole mutate per produrre ormoni adeguati, permettendo nascita. Ciò spiega anche sua debolezza. Sostituzione di ghiandole imperfetta. Problemi di salute. Lo puoi applicare a tutti i Krogan? Sì, userò tessuti di Eva per produrre mutageni e alterare funzioni ghiandolari di intera specie. Devo anche migliorare mutageno e regolare produzione ormonale, altrimenti malattia a lungo termine per tutti i Krogan. Quindi abbiamo fatto bene a salvare i dati? Già, trattamento di Eva molto più difficile senza di essi. Forse impossibile. E gli esperimenti che abbiamo visto su Tuchanka? Mostruosi, ripugnanti, ma ora con uno scopo. Vittime non morte per niente. Dunque il fine giustifica i mezzi? Non erano miei mezzi. Ma stai usando i dati, incoraggiando altri esperimenti come quelli di Mellon. Incoraggiamento irrilevante. Esisteranno sempre scienziati disposti a test immorali. Non possiamo cambiare. Ma possiamo aiutare Eva. Possiamo curare genofagia. Non ignorerò dati vitali per sua sopravvivenza solo perché di origine immorale. Qualche novità su Mellon? No, ho ordinato a squadre di cercarlo quando ho tentato di aiutare Eva. Finora niente. Galassia grande, molti nascondigli. Per quel che sappiamo, potrebbe essere già morto. Ucciderei subito, se possibile. A meno che non aiuti. Lei come sta? Attualmente niente febbre. Battito cardiaco elevato. Probabile stress. Alimentazione appropriata. Potrebbe apprezzare altra coperta. Qualcosa di soffice. Preferisco lasciarla recuperare completamente prima di sintetizzare cura. Mio consiglio medico. La mia gente non ha tempo per questo. Sua opinione è un po' diversa. Vieni a lei. Mia paziente, mia responsabilità. Trovate in base di SOS. Tre dottori feriti in tentativo di contenerla. Slegato le braccia. Non ho resistito quando mi ha afferrato. Promesso di aiutarla. Mi ha chiesto, per favore.
Hai sempre difeso il tuo lavoro sulla genofagia. Perché hai cambiato idea? Non ho cambiato idea. All'epoca genofagia era decisione adeguata. Nuove circostanze richiedono correzione di rotta. E queste circostanze sarebbero? Invasione di razziatori. Turian spacciati senza supporto Krogan. Krogan necessitano di minaccia unificata per sfogare aggressività. Simbiosi cooperativa. Nient'altro? Nessun obiettivo personale? Sto invecchiando, Shepard. Non restano molti anni, ma ancora miglior candidato per progetto. Pochi scienziati Salarian interessati a genofagia. Nessuno con mia esperienza. Dovevo farlo io. Qualcun altro avrebbe sbagliato? Forse. Posta in gioco troppo alta per inesperienza. Ma non solo questo. Mio lavoro. Sistemare le cose è mio lavoro. Dimostrare che posso farlo. È stato un piacere, Mordin. Grazie, Shepard. Lieto di essere tornato. Pensi di restare con noi quando sarà finita? Almeno finché i razziatori non sconfitti. Poi, non sicuro. Ho avuto impatto su Galassia. Modifica di genofagia. Cura di genofagia. Lavoro contro collettori. Decisioni. Sbagli. Potrei andare in luogo soleggiato. Sedere in spiaggia. Guardare oceano e raccogliere conchiglie. Impazziresti nel giro di un'ora. Potrei compiere test su conchiglie. Grazie per avermi salvato la vita, comandante. Non pensavo che i Krogan avessero ancora degli alleati nella galassia. Li siamo debitori, anche se molti l'hanno scordato. Possiamo perdonarli. Le nostre azioni non hanno esattamente ispirato amicizia. Gli amici si chiamano per nome. Mi sento in colpa a non conoscere il tuo. L'ho abbandonato il giorno in cui sono divenuta sciamano del clan delle femmine. Ora appartengo alle mie sorelle. Ma forse un giorno, quando tutto questo sarà finito, potrai saperlo. Come sei finita negli esperimenti di Melon? Ci siamo offerte volontarie. Dicevano che Melon stesse cercando di curare la genofagia per il clan Wirelock. Non è un clan rivale? Le rivalità sono un'invenzione dei maschi. Sotto il loro governo, Tuchanka è rimasta in rovina per oltre un migliaio di anni. E ora che le femmine riprendano il proprio posto nella società e riesumino il nostro futuro, Melon era la nostra speranza. Torneresti da Melon? Assolutamente sì. Basta una sola candela per accendere un fuoco e per disperdere l'oscurità. Ho trovato il laboratorio di Melon. Sembrava una prigione. I suoi esperimenti erano brutali. L'abbiamo scoperto tardi. Aveva buone intenzioni, ma i suoi metodi divennero sempre più barbarici. Alla fine fuggimmo tra le macerie. Una squadra Salarian ci trovò. Ci salvarono la vita, ma eravamo malate. Mi spiace che nessuna delle altre femmine sia sopravvissuta. Lo so, la più giovane, Kurn, è stata l'ultima a morire. Ma lei sapeva che sarebbe ascesa al vuoto libera da questa maledizione e che avrebbe sorriso vegliando sui figli di Tuchanka. Il suo spirito sarà la levatrice del mio primogenito. Non sapevo che aveste sciamani femmina. La saggezza deriva dal dolore e la genofagia ci ha rese molto sagge. Invece di arrendersi alla disperazione, alcune di noi hanno scelto di preservare la vita del passato. Salvaguardiamo la cultura, la conoscenza, i segreti. Quando i nostri figli vivranno di nuovo, i Krogan potranno prosperare. Come sei stata iniziata? Si viene rinchiusi in una caverna per 7 giorni con pochissimo cibo. All'ottavo giorno si muore di fame. E che cosa prova? La tua risolutezza. A ogni accolito viene offerta una scelta. Scavarsi un'uscita a mani nude attraverso la roccia oppure morire. Un'iniziazione brutale. Ma illuminante. Vivendo nell'oscurità si impara ad apprezzare la luce. Come ne sei uscita viva? Iniziai scavando nella direzione sbagliata. Mi trovavo nella totale oscurità. Avevo soltanto il battito del mio cuore a sostenermi. E poi? Trovai questo. Un semplice cristallo, ma divenne il mio scalpello. Prendilo come promemoria, comandante. Anche nell'ora più buia c'è sempre una via d'uscita. Cosa pensi di Vrex? Quando non cerca di ingravidare mezza Tuchanka è la cosa migliore che sia mai capitata ai Krogan, ma non glielo dirò mai. Si è già montato abbastanza la testa. È diventato un leader forte. So che in cuor suo Vrex vuole il meglio per noi, ma non tutti i clan la vedono allo stesso modo. Vrex vorrà vendicarsi per la genofagia? Alcuni clan se lo aspetteranno, ma spero che Vrex sappia resistere.
Lui comprende che il ciclo di violenza deve finire affinché i Krogan abbiano una voce nella politica galattica. Tuttavia è soltanto un Krogan. Se abbastanza clan lo pretenderanno, potrebbe non riuscire a fermarli. Perché gli altri darebbero problemi a Vrex? Dovrebbero volere un futuro migliore. La cooperazione non è nella natura dei nostri maschi. Sono diventati egoisti. Si preoccupano solo della sopravvivenza. Vrex è diverso. È un mutante, questo puoi dirglielo. Se posso chiedertelo, com'è vivere con la genofagia? Ho conosciuto sorelle che non sopportavano la vergogna di essere sterili. Vagavano per le distese aride nella speranza che un divoratore le uccidesse e ponesse fine al loro tormento. Hai mai provato un simile impulso? Sì, dopo il mio primo aborto. E come hai fatto a resistere? Quando mio figlio non ha respirato. È stato allora che è davvero iniziata la mia vita. La genofagia ci costringe a vivere nella speranza. Non c'è nient'altro. Non c'è motivo di esistere se non la speranza che il domani porti cambiamenti. E se non accade, c'è sempre il giorno dopo. Cosa succederà quando la genofagia verrà curata? La nostra specie ritroverà il suo equilibrio. Le femmine aiuteranno a plasmare il futuro. Come in passato, prima che divenissimo pedine dei maschi avidi di potere. Molti di loro sparerebbero a qualsiasi cosa li guardi male. Che altro gli resta da fare? A causa della genofagia, sono diventati killer erranti in cerca di bersagli per giustificare la propria esistenza, di scuse per guadagnare onore. Come ti tratta, Mordin? Meglio dei maschi Krogan. Non è il tipico Salarian. No, no, no. Ridondanza di organi risulta in nuovo periodo prima di metafase. Non posso alterare. Danni a telomero, invecchiamento precoce. A volte fa così. Ma avverto in lui del dolore. Mi ha parlato del suo lavoro sulla genofagia. Dovrei considerarlo un nemico. Eppure credo che io e le mie sorelle abbiamo cambiato qualcosa in lui. Proleasa, rivorcia, allergia, latticini, Non ha un grande orecchio. Grazie per avermi parlato. Piacere mio, comandante. In vita mia ho incontrato ben pochi umani. Sono lieta per l'opportunità. Ehi, è solo un'opinione. Se non ti piace, non ascoltarmi. Tu sostieni che non ci serve Terra Nova. Perdere una colonia per salvarne 5. Sai cosa ha fatto il comandante per noi? Per le colonie? Sì, l'ho visto su una cosa chiamata notiziario. Pensi di poter volare su questa nave, sederti vicino a noi a pranzo e poi dire una cosa del genere? Questo è oltraggioso! Ehi, è solo un'opinione. Se non ti piace, non ascoltarmi. Calmati, Allers, o perderai il tuo posto su questa nave. È proprio di questo che ho paura. Grazie, comandante. Cos'hai deciso, Allers? Come hai detto, è solo un'opinione, giusto? Insisto. Comandante? Kenneth, ricordi quando siamo stati rapiti dai... No. Proprio no. Nemmeno io. A volte mantenere bilanciata la rete è un vero casino. Shepard? Nulla da segnalare. Perché sei tanto interessato al mio popolo, Asari? Per me i Protean sono un enigma, un mistero da risolvere. Mi sono sempre interrogata sulla vostra estinzione. Cosa ha portato una specie così sapiente all'estinzione? Sapiente? Beh, così sembrava. E ora che sono qui? Com'è svegliarsi 50.000 anni nel futuro, in una nuova galassia? Questo ciclo si preoccupa troppo di quello che pensano le altre specie. Krogan, Turian, Salarian, ai miei tempi erano tutti primitivi. Ora come potrebbero aiutarci? Non possiamo vincere la guerra da soli. Allora chiedetegli di aiutarvi, senza badare alle loro richieste egoiste.
Un solo Krogan non farà certo la differenza. Magari fosse così semplice. Distruggeremo chiunque oserà ostacolarci. Come dici? Chiedo perdono. Il precedente occupante di questo alloggio ha lasciato delle tracce. Ne sono influenzato. Sì, Grant. Era un tipo forte. Forse è meglio se ti lascio riposare. Lo gradirei molto. Lo sapevi che i Salarian si leccavano gli occhi? Hanno fatto un sacco di progressi. Il Salarian Mordin ha chiesto di vivisezionarmi. Gli ho detto di sì, ma prima deve riuscire a sconfiggermi. Mi ha risposto solo difficile. E poi se n'è andato. Non lo capisco proprio, quel Salarian. Questo Cerberus. Non capisco perché i tuoi simili ti si oppongano. Se nessuno fermerà i razziatori, soffriranno, come tutti. Il Krogan Vrex mi ha offerto un impiego. Appena mi sarò stufato della vita agiata che conduco sulla Normandy, lui mi fornirà qualcosa di vero a cui sparare. Sì? Sì? Shepard, grazie ancora per essere venuto al memoriale dei rifugiati. Mi sento meglio e ora mi sembra tutto più chiaro. Mi fa piacere averti aiutato. Sir Cash mi ha offerto un'esperienza del tutto nuova. Che vuoi dire? Di solito preferisco pilotare da solo, ma quando un energumeno Krogan chiede di prendere i comandi, si deve per forza accettare. Direi di sì. Tutto ok, Shepard? Chissà Cerberus cosa aveva in mente di fare a Sir Cash. Siamo diretti a Tuchanka. Sono proprio curioso di vedere come andranno le cose. Così per dire. Vrex è un vero duro. Scommetto che ha molte storielle interessanti da raccontare. Quel Mordin è davvero strambo. Fa più casino di una rana in mezzo a uno stagno in piena estate. Senti questo ronzio. Lo sento solo io. Bravo. Fermo. Ehi,